Buongiorno, oggi è martedì, sono qui perché stavo piegando le lenzuola che sono andata a prendere di corsa fuori perché sta piovendo. Miracolo, sta piovendo ma fa un caldo assurdo lo stesso. Ora il problema qual è? Che essendo martedì io dovrei lavorare anche oggi pomeriggio e fare le persiane, solo che farle sotto la pioggia. Oltretutto che piove acqua sporca, sporca tutte le macchine. Ora non è detto che continui a piovere fino ad oggi pomeriggio, magari oggi pomeriggio esce il sole, chi lo sa. Però se dovesse continuare a piovere mi conviene mandare un messaggio e dire appunto che siccome piove ci vado domani a fare le persiane. Tanto non credo piova anche domani. Io finisco di piegare le lenzuola, mi vesto, andiamo a fare colazione, poi torno a casa e continuo a pulire un po'. Devo anche riguardare il video per oggi e caricarlo perché lo volevo fare ieri sera, mi ci ero messa ieri sera. Ma mi addormentavo, mi si chiudevano gli occhi, una cosa incredibile. E ho detto no, non ce la faccio, non riesco, mi sforzavo di tenere gli occhi aperti e niente, dormivo sulla sedia, ero veramente stanca. Non mi sono ancora ripresa dalla giornata alla festa dell'unicorno in realtà. Non mi sono ancora riposata abbastanza perché è bello, è bellissimo, ma è stancante. Allora, sono a casa, mi sono messa a spolverare. E mi ha telefonato la signora di stamattina, mi ha detto di non andarci oggi perché appunto siccome piove non sapeva dove portare il bambino. E niente, sono venuta a casa e sono messa a pulire, che tra l'altro oggi dovrebbe venire un compagno di classe di Francesco a portargli il libro di storia così studia e rimane un po' qua. Finalmente ce l'abbiamo fatta a invitarlo. E niente, ora la mia speranza a questo punto era che piovesse anche oggi, così avrei tutto il giorno libero per riposarmi, ma sta uscendo il sole, maledizione. Tra l'altro anche Marco oggi rimane a casa e quindi insomma mi fa piacere rimanere a casa. E sono qui che spero che piova di nuovo. Però vabbè, io intanto comunque pulisco casa così almeno oggi quando viene. Oggi scusate, forse si sentiva il condizionatore nel corridoio, vabbè. E spero non tanto. Comunque niente. E appunto approfitto della mattina libera per pulire. Allora, ho fatto una bella pulita tutta la casa e mi sa che non piove più. No, non sto mettendo le scarpe, non ti agitare. Oh, mi vede venire di qua, penso che metto le scarpe per uscire. Arriva anche la Lola. E niente. Sì, tra poco ci portiamo. E dicevo, mi sa che non piove. C'è il sole. Ci sono anche delle nuvole, ma le previsioni comunque dicono sole. Mi sa che oggi pomeriggio mi tocca. Mi preparo qualcosa da mangiare, portiamo i cani e poi mi cambierò, mi vestirò per andare al lavoro. Allora, io sono pronta per andare al lavoro, tanto è evidente ormai che non pioverà mai più. Allora, eccomi qua con le persiane che mi attendono. È arrivato l'amico di Francesco a casa e dopo poco io sono venuta qua. E niente, prendo tutto quello che mi serve e inizio a pulire le persiane. Fortunatamente vedo che le fessurine di queste persiane sono molto più pulite rispetto a quelle davanti perché sono più a riparo qui, meno male, anche perché sono 4, 2 e 2, quindi ci vuole un bel po'. Ora vi faccio vedere le fessurine che vi dicevo. Allora, vedete, sono queste qui le fessurine, piccole piccole, poi sono tante, vanno pulite. Ok, a dopo. Allora, ci sono quasi persiane fatte. Sono andata più veloce questa volta perché ho cercato un metodo che mi facilitasse un po' le cose e ho preso la spugnetta tipo quella per i piatti. Ci ho fatto due taglietti sopra, anzi tre taglietti e ho usato quella
per pulire le fessure, perché la cosa che mi faceva perdere più tempo era infilare l'angolino dello straccio nella fessura. E quindi così sono riuscita ad andare un po' più veloce, infatti sono passate 2 ore e ho fatto tutte e 4 le persiane. Ora do una pulita qui per terra, spazzo, lavo, fatto anche i vetri. Spazzo, lavo e vado. Devo mettere a posto la scala e ci siamo. Ecco qua le fessurine, più o meno pulite, insomma, cioè, miracoli, ancora non li so fare. Eccomi a casa, sono stata bravissima oggi perché ho fatto quelle 4 persiane in 2 ore e mezza, compresi i vetri e il pavimento fuori. Considerando che l'altra volta invece ci ho messo 3 ore e mezza, direi che il metodo della spugnetta ha funzionato. Grazie per la spugnazzata e vado subito a fare la doccia. Ok, docciata, ora vado a vedere cosa vuole mangiare Francesco. Tra l'altro, mentre non c'era Marco, gli ha insegnato a farsi la barba, quindi si è fatto la barba per la prima volta. E ora gli vado a chiedere se vuole del dopobarba, visto che Marco non li usa, quindi li avevo tolti dal bagno, li avevo messi da parte. Condizionatore acceso, scusate, ma cioè, come posso scomodarlo? E secondo me sta per arrivare un temporale, non so. Comunque, ho mangiato un po' di pasta, sto per mettermi a montare il video ed è quello della festa di un po', quindi sarà una buona molto lunga. E casomai lo finisco domattina prima di andare al lavoro, se non riesco a finire stasera. Devo anche sistemare la cucina. Dove vai ora? Finito adesso di montare il video della festa di un po', sono le 10, ora sto mettendo a posto la cucina. E ho provato a lasciare l'audio originale in alcuni punti, c'è un po' di musica, spero che YouTube non mi faccia storia, altrimenti dovrò togliere l'audio o sostituirlo e metterci della musica in sottofondo. Preferivo lasciarlo così al naturale, se era possibile. Io ci provo, metto a posto, tra poco vado a dormire, quindi vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.